70 anni dell'Associazione Crociati e Trinitari, la storia delle due confraternite religiose attive nel capoluogo regionale nel XVI secolo. Una serata all'insegna della cultura si è tenuta al Convitto Nazionale Mario Pagano, 70 anni di eventi e di manifestazioni, rievocando la storica pace fra le due confraternite avvenuta nel 1587. Obiettivi futuri e toccanti incontri con il Santo Padre nelle parole del presidente dell'Associazione Crociati e Trinitari. Indubbiamente è un traguardo importantissimo, significa tanto, significa sacrificio, significa notti perse, significa tempo diciamo tolto alle famiglie. Sono 70 anni di attività ininterrotta, 70 anni di eventi e di manifestazioni per la valorizzazione non soltanto delle origini storiche della città ma anche dell'intero territorio molisano. Noi siamo stati dal cospetto di Santo Padre circa 3 volte già e per noi questo è un grande onore, forse un primato anche della regione. Sicuramente stabilizzare la rievocazione storica dei Croci dei Trinitari qui a Campobasso, questa storica pacificazione del 1587 che ha tanto segnato la storia appunto della città anche e lo sviluppo della città stessa, e poi portare al di fuori dei territori regionali la storia di questa terra, di questo Molise, tanto questo gioiello così bello che ha una storia da non fare invidia insomma a nessuno. Abbiamo registrato degli accessi importanti in città ogni qualvolta noi facciamo la rievocazione, quindi la stabilizzazione vuol dire sicuramente indotto, vuol dire commercio, vuol dire tanto.